Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Come state? Spero siate bene. Oggi sono tornata con una tipologia di video un po' diversa dal solito. Oggi ho deciso di portarvi uno spacchettamento di un calendario dell'avvento. È una tipologia di video che io non ho mai fatto, che però mi piace tantissimo guardare su YouTube e quindi ho deciso di portarlo anch'io. Quando guardo questi video è perché mi incuriosisce tantissimo sapere cosa c'è dentro e anche perché sono tutti marchi che insomma mi interessano a livello beauty, cose così, e quindi essendo che mi piacciono un sacco ho deciso di portarli anche sul mio canale sperando che questa tipologia di video possa diventare una serie. E niente, io spero che questa tipologia di video vi piaccia e iniziamo subito. Per questo video ho deciso di portarvi questo calendario dell'avvento qui, che è uno dei tanti calendari dell'avvento che ha fatto Douglas. Douglas quest'anno ha creato 5 calendari dell'avvento. Questo qui, che è praticamente la versione mista tra skincare e makeup, da come ho capito, però spacchettando vedremo cosa ci sarà dentro. E poi ne ha fatto uno, sempre così, sul celeste, con colori skincare, uno fucsia o viola con prodotti makeup, e poi ha fatto 2 versioni deluxe che però non vi ho portato perché me le sono già spoilerate su YouTube e non mi andava appunto di non so, fare uno spacchettamento sapendo cosa c'era già dentro. Questo calendario dell'avvento l'ho pagato 24,95 euro e come vi ho detto appunto ci saranno dei prodotti missi che sono super curiosa di aprire. Ok, il calendario dell'avvento è questo e si apre così, praticamente è super carino, cioè adoro. Qui troviamo il numero 1 che adesso andrò ad aprire e vediamo cosa c'è dentro. Oh, non lo voglio rompere. Vabbè, lo farò così. Ah, ok, iniziamo subito con un prodotto che mi potrebbe piacere. Questo qui è il Nourishing Balm Lips e al burro di karité. E niente, questo qui a quanto pare è un burro cacao. Ok, il profumo mi piace tanto. Ha una profumazione molto vanillosa, così burrosa, mi piace molto. E anche la consistenza mi sembra molto corposa. Bene, come prima casellina Douglas ci piaci. Adesso la 2 si trova qui nel, insomma, nella parte esterna del cofanetto. Vediamo un po', faccio vedere. Oddio, perché sento qualcosa di morbido? Wow, ok, ok. Seconda sorpresina, c'è una spugnetta. Ok, questa qui è una tipologia di spugnetta che non ho mai visto. E è molto particolare, sono molto curiosa di provarla, però devo dire che questa punta, questa parte così appuntita è molto comoda per appunto le zone del contorno naso, nell'interno occhio, e mi piace. È molto utile come regalino. Allora, il 3 si trova qui. Vediamo un po' che c'è. Oddio, ho sempre paura di romperlo, cioè di non aprirlo bene. Ok, cos'è? Questo è quello che è uscito dalla terza casellina ed è una maschera viso nutriente che sono molto molto curiosa di provare. Adesso la casellina 4. Dov'è? Oddio, dov'è la 4? Ok, wow, ok, è bella grande la 4. Questa qui è la casellina 4 e adesso la andiamo ad aprire e vediamo cosa c'è dentro. Ok, come numero 4 c'è uscita una maschera per i capelli, Hair Protein Repair Intensive Mask Almond and Shear. Quindi, insomma, è una maschera per i capelli secchi. Quindi nella numero 4 mi è uscita questa maschera per i capelli secchi, di cui sono molto molto curiosa perché io adoro i prodotti per i capelli, specialmente perché cerco sempre di avere dei capelli super super nutriti. E niente, dal packaging promette bene e non vedo l'ora di provarlo. Passiamo alla numero 5 che si trova qui fuori e è molto piccolina la casella, quindi mi aspetto, non so, un rossetto, una cosa del genere. Vediamo. Qui abbiamo trovato una fialetta che è della stessa linea della maschera viso, quindi Aqua Focus. E però non c'è scritto se è per i capelli o per il viso. Deduco che sia per il viso, però non sono sicurissima. Vabbè, lo cercherò su internet e vi faccio sapere. Qui si trova la casellina 6. Adesso lo andiamo ad aprire. Ok, un prodottino bello grande. Vediamo cos'è. Questo prodottino qui è una crema per le mani che fa parte della linea Home Spa della Douglas, che ne ha fatte veramente tante. Io ho alcuni prodotti della linea Ayurveda che ha dei profumi pazzeschi e questa qui anche
Da fuori sembra abbia un buon odore, adesso lo andiamo ad aprire. Aprime, Selina. Mamma mia, il profumo è paradisiaco, cioè non ve lo dico neanche. E la consistenza anche mi sembra buona. Mi sembra che si stia assorbendo molto facilmente. E bella, mi piace. Ha una profumazione, cioè, pazzesca. Veramente è una cosa che comprerei a parte. Mi piace da morire, cioè veramente top. Adesso abbiamo la casellina 7 da aprire, che si trova qui. Vediamo, perché è molto piccolina, non voglio romperla. Vediamo cosa c'è. Ok, qui c'è un elastico per i capelli. Ok, allora qui abbiamo un elastico per i capelli. E vabbè, posso dire il prodotto meno interessante del calendario. Non mi piace tantissimo trovare prodotti, non so, di questo genere nei calendari, però insomma fino adesso sono molto soddisfatta dei prodotti, quindi diciamo che ci può stare. Adesso apriamo la casellina 8, vediamo cosa c'è dentro. E è molto sottile, quindi non so cosa... Ah, ok, una pinzetta per le sopracciglia. Bene, come avete potuto notare, abbiamo trovato una pinzetta per le sopracciglia e qui vi siete ripresi, perché una pinzetta per le sopracciglia è sempre carina, è sempre molto utile, e la punta mi sembra anche niente male e la proverò. Però devo dire che è un regalo molto utile da trovare in un calendario dell'avvento. Qui la casella numero 9, che mi sembra di grandezza media. Ok, nella casella 9 abbiamo trovato questo prodottino qui, che è un campioncino di una crema corpo sempre della linea Home Spa, però di una profumazione diversa: Joy of Light, e limone e jasmine. Questa ha appunto una profumazione più agrumata, più fresca dell'altra. Sì, si sentono molto di più gli agrumi e non mi dispiace, è buona, non mi fa impazzire come l'altra, perché questa è proprio, cioè, è paradisiaca. Penso che andrò a comprare tutto il resto della linea, però anche questa non mi dispiace. E però avrei preferito forse una versione un pochettino più grande, perché insomma un campioncino non è il massimo. Però vi ripeto, sono molto soddisfatta fino adesso, stanno uscendo tanti prodotti carini, quindi sono comunque contenta di questo prodotto qui. Qui abbiamo la casella 10, che mi sembra abbastanza grande. Vediamo cosa c'è dentro. Ok, vediamo. Wow, cos'è? Ah, no, vabbè, ma questo è bellissimo, ma mi sento male. Ok, Douglas, mi stai veramente piacendo. Qui abbiamo un portaprofumo. Questo qui è appunto, io pensavo fosse un pennello quando l'ho visto, però no, è un portaprofumo che appunto si... Come si apre? Non so bene come si apre. Penso, ok, si svita, ok. Chiaramente questo qui lo dovrete riempire voi, però è un regalo veramente utilissimo. Douglas, mi piaci, veramente contenta del numero 10. Qui abbiamo il numero 11 e mi sembra una casella molto grande. Vediamo cosa c'è dentro. Ok, qui abbiamo una maschera idratante per le labbra. Ok, oddio, amo queste cose, mi sento male. Ok, qui abbiamo, come vi dicevo, una maschera per le labbra con estratto di mela. E vabbè, non c'è molto da dire, credo siano, non so se una o due, credo una, però adoro. Io amo le maschere per gli occhi e per le labbra e sono super felice, cioè non vedo l'ora di provarla. E quindi niente, grazie Douglas. Ok, un'altra maschera, sempre della linea Aqua Focus, ed è una maschera per gli occhi. Ok, anche questo mi rende super felice, perché io amo le maschere per gli occhi, adoro. Questa qui è sempre, come dicevo, della versione Aquaphor Biocellulose Moisturizing Eye Patch. Appunto, sono dei patch per gli occhi e sono per pelle disidratata e adoro. Non vedo l'ora di provarla, che bello. Veramente a me queste mascherine mi piacciono da morire, sono molto contenta. Adesso andiamo ad aprire la numero 13, che è bella lunga, e vediamo subito cosa c'è. Forse mi aspetto un pennellino o una cosa del genere, vediamo un po'. Cos'è? È un mascara? No, vabbè, ok.
Devil Eyes, ok, deduco proprio che sia un mascara. Vediamo subito, adesso lo apro, oh mio Dio, sono contentissima, che bello. Questo è il mascara visto da vicino, il packaging è favoloso, cioè ma neanche ve lo dico. E è un mascara voluminizzante che aprirò subito per vedere lo scovolino. Ok, io adoro gli scovolini curvi perché in genere mi danno sempre molta soddisfazione, quindi sarò molto molto curiosa di provarlo e sì, sono felice di aver trovato insomma un prodotto così importante come un mascara in questo calendario. Ok, ok, ok. Non so se voi avete mai provato un correttore per le unghie, però questo qui praticamente serve per le sbavature dello smalto, che adesso ve lo faccio vedere. Non sono riuscita a spacchettare tutta la matita, però insomma potete vedere comunque com'è, e è così, ok, ha la punta così e serve appunto a pulire i contorni delle unghie quando uscite fuori con lo smalto, e devo dire è un regalo veramente utile e molto molto particolare da trovare in un calendario dell'avvento. Anche la casella 15 è molto molto grande e la andiamo ad aprire subito. Qui abbiamo trovato un contenitore per qualsiasi prodottino che ci volete inserire, per un viaggio, insomma è un regalo utile, dai, carino. E nella casella numero 17 abbiamo trovato questa mini limetta che appunto, vabbè, è una mini limetta da viaggio e che comunque è coerente con l'altro regalino che ci hanno fatto, ovvero del correttore per lo smalto. Qui c'è la casella 18 che mi sembra di grandezza media e si apre così, vediamo un po'. Ok, è una mini bomba per la vasca, però non c'è scritto proprio bomba, credo che sia quella che fanno, una di quelle che fa tanta schiuma, e ha una profumazione molto marina così, e mi piace, è un regalino molto sfizioso e bello, mi piace. Il 19 ce l'abbiamo qui sopra al 18 e lo apriamo subito, vediamo che c'è qui dentro. Ok, abbiamo Purifying Mask, ok, un'altra maschera viso, questa qui però è una maschera purificante e molto carina, comunque ce n'è una buona quantità, quindi credo che sia anche per, credo che si possa usare anche due volte. Qui abbiamo la casellina 20 che ha una forma un po' particolare, vediamo cosa c'è dentro, uno smalto, ok. Allora, nella casellina 20 appunto abbiamo trovato questo smalto, il colore non mi piace molto, e il grigio è un colore che io non uso tanto come smalto, e però insomma questo, vabbè, il colore è soggettivo e mi sembra carino come regalo trovare uno smalto nel calendario. Casellina 21 che ha la forma di una crema, vediamo un po' se ci sorprenderà o meno. Ok, abbiamo un'altra crema per le mani, è una crema idratante e sempre con burro di karité e niente, adesso l'apriamo perché voglio sapere di cosa profuma. Ok, anche questa ha una profumazione molto pulita, molto fresca, e mi sembra anche che si assorba molto facilmente. La profumazione mi piace, ha una profumazione così pulita, molto molto carina. Io poi adoro le creme per le mani, quindi mi sfizzano tantissimo, mi piace trovare questi prodottini così nei calendari. Qui la casella 22 ce l'abbiamo qui, vediamo un po'. Ok, questo mi piace, mi piace. Un pennellino. Ok, questo è un mini pennellino perché appunto mi manca il manico. E è un pennellino molto soffice, mi piace, che può essere utilizzato per tante cose, per il blush, per la cipria, come preferite. Molto carino. Mancano due caselle e abbiamo finito. Ecco qui la casella 23 che mi sembra abbastanza grande. E abbiamo trovato, ok, un'altra maschera per i capelli. C'è scritto Hair Brilliant Color Protecting Mask, e è una maschera per capelli colorati. E vabbè, è una maschera appunto che è più indicata appunto per chi ha i capelli colorati, però insomma potete usarla comunque anche se non avete capelli colorati, però serve appunto per mantenere la brillantezza
nel colore, tutte queste cose qua. L'ultima casella che è la 24. Vediamo cosa c'è come 24. Ah, che carina, ok. Abbiamo una candela, mi piace e è della linea della crema che mi è piaciuta un sacco. Infatti ha una profumazione paurosa. Ok, questo 24 mi piace tantissimo. E appunto, come potete vedere, è una mini candela molto molto carina, rosa. Il colore è bellissimo. Poi sono innamorata, signor non morire, del fucsia trasparente. Mi piace da morire. E poi non potevano scegliere profumazione migliore, perché quella crema adoro, mi è piaciuta da morire, sono veramente contenta. Bene, il video è finito, io spero tanto che vi sia piaciuto, io sono super contenta del mio calendario, molto molto soddisfatta dei prodotti che sono usciti, per il prezzo che ho pagato devo dire che ci sono stati molti prodotti interessanti, tante full size, la crema per le mani è molto carina, beh, quella fucsia mi è piaciuta da morire, poi il mascara, insomma, lo spray, quello per il profumo e la pinzetta, insomma ci sono stati secondo me dei prodotti molto molto utili e veramente carini. E varie volte mi è capitato di vedere che in calendari dell'avvento sono stati buttati prodotti non venduti, magari non molto belli, e invece qui devo dire che sono molto soddisfatta dei regali, quindi ve lo super consiglio e sono sicura che anche gli altri calendari saranno molto carini, sia la versione skincare che makeup, che però adesso sono super curiosa di provare, specialmente quello skincare. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi è piaciuta, perché in tal caso la continuerò a fare. E fatemelo sapere con un like, perché da lì riuscirò a capire appunto se vi è piaciuto, anche con un commento. Bene, questo era il video, spero tanto che vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto se questa tipologia di video vi è piaciuto e cosa vorreste vedere nei prossimi video. Ci vediamo ogni sabato alle ore 15:30 e io vi mando un bacio enorme. Accendete la campanellina per le notifiche, così non vi perdete nessun video. Al prossimo video, un bacio grande.